accanto alle canoniche trattative di calciomercato, in un momento peraltro in cui i dirigenti stanno solo ora mettendo in ordine le loro future strategie. Ecco che non mancano anche le solite idee, folli, o comunque impensabili fino a poco tempo fa. Idee che la Juventus potrebbe prendere al balzo per rafforzare la sua rosa che necessita di almeno due pedine, necessario un interprete di livello a centrocampo e di un esterno offensivo di prima fascia. Il sogno di tutti, Giuntoli compreso, è Mimmo Berardi, il cui arrivo a Torino può ancora essere preso in considerazione da parte della società bianconera. Un'operazione tutt'altro che facile da chiudere, soprattutto nella sessione invernale. Non è detto, infatti, che l'amministratore delegato neroverde Carnevali se ne liberi già a gennaio. Ecco perché alla Continassa è già pronto un possibile piano B. Al posto dell'uomo simbolo del Sassuolo, la Juve potrebbe prendere in considerazione il ritorno di un fantasista che a Torino ha vissuto momenti importanti. Sarebbe disposto a tutto, persino rifiutare l'Arabia Saudita per indossare nuovamente i colori bianconeri. A 33 anni e dopo una recente esperienza in Major League Soccer con la maglia del Los Angeles Galaxy, l'esterno brasiliano Douglas Costa ha voglia di rivivere le sensazioni tipiche del calcio europeo. E per farlo sarebbe disposto a tutto. Il fantasista, in questo momento svincolato, in più interviste ha dichiarato che ha solo un obiettivo: tornare alla Juventus. Un'idea di mercato che ha subito infiammato i tifosi bianconeri che con il brasiliano hanno sempre avuto un grande rapporto. Quest'ultimo potrebbe tornare in auge il prossimo gennaio quando la dirigenza bianconera deciderà se davvero puntare su un calciatore di 33 anni. Lui, dal canto suo, potrebbe accettare qualsiasi tipologia di offerta, persino un contratto legato esclusivamente a bonus e presenze per giocare 6 mesi ad alta intensità di fronte al pubblico dell'Allianz Stadium. Agenti e intermediari sono già al lavoro per realizzare questo suo grande obiettivo. Douglas Costa tuttavia non ha ancora accantonato l'idea solo di Pro League. Il brasiliano fra qualche giorno si recherà in Arabia Saudita per guardare da vicino qualche gara del massimo campionato saudita in modo da schiarirsi leggermente le idee. Al netto di questo viaggio, Douglas Costa aspetta risposte da parte dei dirigenti bianconeri che dovranno decidere il prima possibile. Guardiola non trattiene Phillips, vendo chi vuole andarsene. Palla alla Juve, le condizioni per gennaio. La Juventus fa sul serio per il mercato di gennaio e sta cercando con forza un centrocampista centrale, più una mezzala di inserimento che non un regista puro, da inserire nell'organico a disposizione di Massimiliano Allegri e con l'obiettivo di rafforzare la rosa nella rincorsa a posto Champions, Coppa Italia e perché no, allo scudetto. Cristiano Giuntoli sta lavorando su tantissimi nomi perché il budget a disposizione per operare, al netto di possibili cessioni, è oggi più che mai risicato, ma c'è un profilo che, di giorno in giorno, sta tornando sempre più d'attualità ed è quello di Calvin Phillips del Manchester City. Il giocatore è oggi scontento dell'impiego e del minutaggio che Pep Guardiola gli sta concedendo e, per questo motivo, si sta guardando attorno con attenzione in vista del mercato di gennaio. Proprio l'allenatore catalano, parlando in conferenza stampa, legge qui tutto il suo intervento, non del suo caso specifico ma in termini generici, ha aperto fortemente alla cessione di tutti coloro che sono scontenti. Venderò tutti quei giocatori che vogliono andarsene, e lo farei perfino al Manchester United se i club e il giocatore fossero contenti. Qualcuno andrà e qualcuno arriverà al suo posto, solo i piccoli club temono queste mosse. Phillips rientra al 100% nella categoria di quei giocatori che quindi Guardiola,
e di conseguenza il Manchester City è disposto a lasciare partire anche a gennaio. La palla passa quindi inevitabilmente alla Juventus, che stima il giocatore, anche se non l'ha messo in cima alla propria lista per almeno due difficoltà. La prima sono i costi dell'operazione, pagato circa 50 milioni nell'estate 2022 dai Citizens, non vale meno di 40 per costo potenziale del cartellino, a cui aggiungere gli oltre 7 milioni annui di ingaggio. Giuntoli sta lavorando per un prestito secco con diritto di riscatto e con l'ingaggio possibilmente in parte coperto dai Citizens. La seconda è la volontà del giocatore, che considerasse la Juventus un top club, ma preferirebbe un club che possa approdare agli ottavi di Champions. Il Newcastle è ancora in corsa nel girone del Milan ed è una delle possibili destinazioni. Incastri di un puzzle che la dirigenza bianconera sta provando a completare. Phillips resta uno degli obiettivi top per gennaio, la Juve vuole regalare ad Allegri un colpo top a centrocampo.